Salve a tutti, io sono DonGamer e bentornati su Hogwarts Legacy. È giunto il momento di iniziare la seconda prova, ma Ranrok e il discendente di Rockwood sembrano essere un passo avanti a noi. Poi esploriamo un'area segreta dei Serpeverde per apprendere il terribile Crucio e molti altri oscuri segreti. Buona visione! Signori, lo ammetto, come cleptomane della città sono profondamente deluso. Ho fatto i salti mortali per sbloccare Aloe Mora, la magia che mi permette di aprire serrature, ma la maggior parte delle serrature sono di secondo o terzo livello. E non posso rapinare nessuno? Ma porco cane! Allora, ciancio le bande, mi sa che questa sarà l'ultima volta che vedremo Hogsmeade in versione autunnale. Stiamo per affrontare la seconda prova. Anzi, direi di andarci alla velocità della luce. Non so se era già accaduto peraltro lo scorso episodio, ma sono stato contattato da Sebastian. Forse sblocchiamo qualche magia leggerissimamente oscura, ma giusto un pochettino, un cicinino, ma ciancio alle bande. Vediamo di fare un salto, ovviamente, alla sala delle mappe, così da poter dimostrare il nostro valore. Buongiornissimo, signori, e qui la festa. Fareste meglio a non sottovalutare le sue capacità. Ecco, visto? Sono un bravo studente. Predisposizione alla magia, e di studenti ne ho avuti parecchi. È una gioia avere studenti così. Talvolta. Comunque sì, il professor Fig si è portato a letto la maggior parte degli studenti e nessuno si è mai lamentato quando gli toccava la bacchetta. Ho potuto parlare con Lodgok, il goblin di cui avevo accennato. Cosa hai appreso? Un tempo lui e Ranrok erano molto uniti, però poi hanno litigato. Credi ci si possa fidare di lui? Non lo so. Sembrava sincero, ma è difficile a dirsi. Però Sirona Ryan si fida di lui. Molto bene, è già qualcosa. Partendo da questo presupposto, ci aiuterà ad arrivare a Ranrok? Ho recuperato un elmo rubato e lui spera di restituirlo a Ranrok per riconquistare la sua fiducia. Ne hai fatte di cose. Auguriamoci che i tuoi sforzi ci portino a comprendere i piani di Ranrok. Lodgok ha detto che Ranrok sta cercando qualcosa, ma non sa di che si tratti. Forse quell'elmo ci darà delle risposte. Ranrok sta cercando qualcosa? È come temevo, allora. Ho sentito un insolito fermento quando sono andato al ritratto nel mio castello. Goblin e maghi, suppongo. Il castello di Rookwood? La mia vecchia dimora, sì. E in quel castello troverai anche la tua prossima prova. Scusate la franchezza, ma non avevano detto che era pieno zeppo di goblin? Non ha visto nulla? Non ha parlato con nessuno? No, non mi sono neanche fatto vedere. Sono tornato lì solo di recente e non ho riconosciuto nessuno. Ma non sembra gente di cui fidarsi. Me ne sono rimasto nascosto per non invogliarli a distruggere il ritratto. Ottima idea, ha fatto molto bene. Mi dispiace doverle dire che Victor Rookwood, che immagino sia un suo discendente, è un mago oscuro in combutta con Ranrok. Il mio discendente? Un mago oscuro? Temo non ci sia tempo da perdere. Nonostante gli ostacoli che ti attendono, devi recarti al castello di Rookwood senza indugio. Lì non troverai solo la prossima prova, ma anche una fonte di potere che sarebbe devastante nelle mani sbagliate. Vorrei tanto avessimo più tempo, tuttavia ho fiducia in te. Trova il mio ritratto presente laggiù, il prima possibile. D'accordo, signore, vado subito. Ci vediamo al castello di Rookwood. Ah, non mi dà un passaggio? Lo sa che non c'ho la patente, porcaccia la miseria? Direi di teletrasportarci a Feldcroft, anche se onestamente abbiamo già trovato un modo per passare da Hogwarts direttamente a Feldcroft proprio lo scorso episodio. Beh, il castello è praticamente abbandonato, come potete vedere è mezzo crollato. Tuttavia immagino che la maggior parte dei segreti si troveranno sotto le sue fondamenta. Ok, il professore mi aspetta poco distante. Buongiorno. Ah, non c'è nessuno. Ehi, qui... Scusi, professore, sono arrivato da ore, anche lei porti pazienza però. Ma che succede qui? Il professor Rookwood aveva ragione. Il posto è pieno di uomini di Victor Rookwood e di seguaci di Ranrok. Lavorano insieme, questo è chiaro, ma non è un'alleanza pacifica. Converrai che dobbiamo trovare un modo per entrare che non sia l'ingresso principale. Andiamo. Ma sì, li facciamo fuori tutti, c'ho la magia antica io. Allora, teniamo gli occhi aperti, anzi, vediamo di essere tattici. E stiamo belli nascosti, casomai gli facciamo un bel Kinder sorpresa, molto magico. Ok, vedo dei goblin da quella parte e un esploratore Ashwinder da quest'altra. Signore, le piace Kinder sorpresa? Neanche più di tanto. Devo ancora sconfiggere un mago oscuro per completare l'obiettivo secondario. Dovremmo essere belli potenti, siamo a livello 20. Aspetta. No, hai visto nulla? Visto niente. Però se ci metti 8000 minuti...
a colpirli tutti. E che cocchio. E olè. No vabbè, così facendo ci risparmiamo una marea di combattimenti, gente. Perfetto, siamo quasi arrivati. C'è una breccia sulle mura che possiamo sfruttare. Spavento. Fermare la rivolta di Ranrock. Mi permetto di dissentire, buon uomo. Ok, cerchiamo di disarmarlo alla velocità della luce, vai. Matti, anzi, vediamo di far così. E brutto modo di andarsene. Buongiorno signore, come va? Tutto bene? Ecco qua, in me che lo si dica, le facciamo passare la voglia di stracciare i maroni. Abbiamo bullizzato malissimo, mi vengono quasi sensi di colpa. Perfetto, bravo ragazzo che l'hai fatto in automatico. Facciamo un levioso a prescindere, come abbiamo già fatto lo scorso episodio. Professore, si deve aggrappare, ce la fa? Non vorrei che si rompesse un femore. Peggio, orca miseria, mi stavo scappottando male. E all'improvviso, cutscene! Se avessi saputo che volevi scavare metà paese... Non dovrei scavare se tu riuscissi semplicemente a portarmi il bersaglio. Aia! Non avremmo bisogno del bersaglio se tu non avessi spedito un drago a recuperare un contenitore che ho rintracciato con mesi di favori al ministero. Ah, anche il ministero è coinvolto, bene. Mi hai permesso tu di partire. Non ho avuto molta scelta quando ho saputo che sarebbe stato fuori dalla mia portata in quella maledetta scuola. Non hai acquisito abbastanza potere. Ti ho perfino permesso di scavare sotto casa mia. Permesso? Se sei qui è solo perché discendi da un custode e a un certo punto potresti inavvertitamente diventare utile. Avevamo un accordo. Condividerò con te il potere che ho scoperto se individuerai i depositi di magia ancora da trovare. Grazie di averci rivelato il vostro piano, Se non vuoi un'altra dimostrazione del mio potere, quel potere che un giorno speri di possedere, portami il bersaglio. Oh oh, al potere dei custodi? Oh, questo è un problema. Ma quanto sei idiota con quel cappello gigantesco? Sapevamo già che ti stavano cercando, ma ora sappiamo anche che cercano depositi di magia. E che Ranrock sa dei custodi? Sì, ho sentito. Il professor Rookwood ha detto che avresti capito di più dopo aver completato la prossima prova. Entriamo nel castello. Marcondiron di rondello, hai ragione tu in effetti. Boh, Boni, cercate di non farvi individuare ancora una volta. Come ho detto, evitiamo spargimenti di sangue. Che cocchio però! Vuoi lasciarmi detto qualcosa per la tua mammina? Ma io non so neanche chi sia la mia mammina, nel gioco non è mai stato specificato! Io neanche lei non mi si mette davanti alla telecamera però, porca la miseria! Boni! Boni ragazzi! Raffreddati i bollenti spiriti nel vero senso della parola! Ok, ho fatto una marea di danni letteralmente a chiunque, ma è anche più vero che c'è anche un sacco di gente! Boni! Abbiamo di nuovo incendio? Ottimo! Oh mio Dio, devo ricaricare un po' di più la magia antica. Aspetta, au! Bastardo, non so chi mi abbia colpito. Ma vabbè, dettagli, Boni. Ok, preso prima che mi colpisse. Ho ancora qualche barile e tutte cose. Occhio! Datemi una calmata! Oh, esploso malissimo. Occhio, 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 occhio. Allora, eliminiamo quello che mi sta attaccando dall'alto. Oh, hai rotto i maroni! È 3 ore che mi attacchi dall'alto. Occhio! Ci avete provato. Ah! Oh, oh, fermo! Porca miseria! Stanno evocando anche creature degli inferi. Oh, stati buono e non rompere i maroni, maledetta assassina. Occhio, occhio ciccio. Ok, eliminata anche questa. Chi vuole un barile, un sacco, tutte cose. Aspetta un attimo. Ok, andiamo a eliminare questi che dovrebbero essere praticamente gli ultimi. Ok, siamo riusciti ad eliminare tutti. C'era uno sfacello di gente. Io ho provato a farla in stealth, ma come potete notare mi toglie lo stealth quando ci sono esigenze di trama. Ma vabbè, dettagli. Possiamo aprire anche la porta? No, Il lato positivo è che adesso posso depredare tutta la zona circostante. Vai. Cosa ho ottenuto? Senza perdono 3. Deve essere uno dei potenziamenti che possiamo dare ai nostri equipaggiamenti. Ok, dobbiamo raggiungere la zona superiore del castello. Bisogna dire che i discendenti di Rockwood hanno lasciato che il castello andasse molto ma molto in malora. Cioè, hai una struttura del genere, vedi di mantenerla. Probabilmente si sono mangiati tutta la fortuna della famiglia. E un castello di certo non è così facile da portare avanti. Allora, dobbiamo andare quindi da questa parte. C'è un sacco di pentole. Mio Dio. Beh, immagino avessero un sacco di persone. Ah, un sacco di bocche da sfamare al tempo. Scusate, mi sono spaventato. Almeno è una scorciatoia. Allora, abbiamo una porta chiusa e... vediamo un po'. Ah, le classiche 3 serrature. Quindi abbiamo 1, 2 e professori supposti 3. Vediamo un po'. Ok, direi che ha funzionato bene. I simboli sul muro vorranno dire qualcosa? Sì, che ho già risolto l'enigma e lei non mi sta ascoltando, professore. Sì. Ho già visto simboli come questi.
Devo trovarli tutti e poi colpirli in rapida successione. Ciccio, lui ha la scusa dell'età, ma te sei rimbecillito così a prescindere. Tracce di Goblin sono un passo avanti a noi, vediamo dove ci portano. Signore, lei è stato doppiato male, ma le voglio bene comunque. Willa, e quella è la fonte del potere magico, però è rossa? Rosso di solito vuol dire malvagio. Questo è il deposito di magia, fonte del potere di Ranrok. Sembra vuoto. Se ne hanno preso il contenuto, perché sono ancora qui? Ranrok ha detto che ce n'è dell'altra. E se ha ragione, potrebbe anche essere qui. Ovunque sia, dobbiamo trovarla prima di loro. Dov'è quel ritratto? Presumo da questa parte. Stanno letteralmente scavando in ogni direzione alla ricerca della suddetta magia. E il Goblin ne ha bisogno se vuole sperare di sconfiggere i maghi. Avevo udito dei rumori. Spavento, professore. E speravo proprio foste voi. Sì, sì, adesso arrivo, porti pazienza. Professor Rookwood, i Goblin e i maghi oscuri che hanno occupato il suo castello stanno cercando dei depositi di magia e hanno aperto una specie di contenitore. No, la situazione è peggiore di quanto immaginassi. Se, come hai detto a Percival, hai davvero visto un Goblin brandire una potente magia, allora deve avere in qualche modo imparato a... Non può essere... Può non interrompere le frasi? Cosa. Sanno che era un custode. Ranrok ha usato proprio questo termine. Non ha senso. Come... Ma ne parleremo più tardi. In questo momento devi completare la prova successiva. Quanto odio quando lasciano le frasi a metà e si crea quella suspense, porca la miseria. Signore, ritengo di aver dimostrato il mio valore. Alla luce di ciò che è accaduto, forse sarebbe il caso che ora mi dicesse tutto. Il potere che ti trovi a brandire deve prima essere compreso. A questo provvederanno le prove. Il potere senza conoscenza è assai pericoloso. Nelle mani sbagliate, dobbiamo battere in astuzia Ranrok e il mio sgradevole omonimo. Va bene, professore. Mi dica dove devo andare. Ti rivelerò il cammino. Ora il professor Fig deve lasciarti. Scusi, ma perché è venuto con me, professore? Non è che mi è servito più di tanto? Allora, dobbiamo trovare quindi l'accesso. Presumo si trovi dietro qua. E voilà! Tanto lui non mi può seguire da questa parte. Verrei con te se potessi. Attenderò il tuo arrivo nella sala delle mappe. Bravo, nonno. Vai a giocare con le bocce con i tuoi amici e smettila di rompere le palle alla gente che lavora ai cantieri. Ok, vediamo quindi di iniziare la seconda prova, il cui unico scopo è mostrarmi una visione del passato che parla di Isidora. È abbastanza ovvio che abbia fatto qualche boiata utilizzando la magia. Bello sto posto comunque, Willa. Sperando che non mi attacchino i primi 10 secondi, vorrei provare a dare un'occhiata in giro. Ma che gli sviluppatori si sono impegnati veramente un sacco. Che meraviglia. La mia critica maggiore di questo gioco è che l'illuminazione è completamente irrealistica, nonostante il ray tracing è tutto troppo illuminato. La magia sembra attirarmi in questa direzione e parapapà. È un portale quello. Ah, ora è tutto molto più chiaro. Guarda, guarda, non è l'unica cosa che abbiamo attivato. Che succede se io vado dall'altra parte? Un salve. Forse posso spostare questi. Facciamo un bel Wingardium Leviosa. Vabbè, basta che la mettiamo direttamente qui. Ottimo. Quindi se torno dall'altra parte una colonna più grande? Poi la teoria è molto corretta. Solo che non avrei potuto spostarla perché era troppo pesante. No, Ciccio, dove sei andato? Aiuto? Grazie, mi ero buggato un attimino. Spero davvero che con qualche prossimo aggiornamento diano una ottimizzata al gioco. No, mio, porca miseria. Mo si spostano pure le porte. Oh, mi si è intrippato malissimo il neurone. Oh oh, no. Signori, ste cavolate l'hanno già fatto in Portal. E voglio dire, non è che mi stupiscano più di tanto adesso. Strano che non ci abbiano attaccato. Allora, vediamo di attivare anche questo, che probabilmente farà attivare il portale. Aspetta un attimo. Che succede se sparo a quel simbolo? Quella oh! Quella colonna ostruisce il passaggio. Devo spostarla. Ok. Tuttavia, se passo adesso, dovrei poterla muovere senza problemi. Vediamo un po'. Sì, perché qua è piccola. La posso portare da questa parte? In effetti sì. Ottimo, mollala lì. Ora rispariamo direttamente là. Questo si rigira. E ora io posso andare dall'altra parte. Devo ancora capire bene questa meccanica, eh. Era più chiara nella prima prova. Oh, vedo un signore leggermente arrabbiato là davanti. Teniamo pronte le magie d'attacco. Oh oh. Che bello, è arrivato il dungeon. Un cubetto alla volta. Oh, ci credo che poi sto gioco lagga. Scusate, ho la X pronta, no?
La X non ce l'ho minimamente carica. Salve signore, che fa di bello? Mi presta la sua arma? Grazie, molto gentile. Attaccalo, attaccalo, attaccalo. Vai, 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 vai. Fagli pop una cifra. Oh, c'è i cugini. Il bastardo, c'ha anche gli stracocchi di cugini. Buoni, 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 buoni. Un incendio vale più di mille parole? Sì, ma non c'è bisogno di arrabbiarsi. Come ho detto, ci sono abbastanza magie letali per tutti. Mi sento più resistente del solito. Mi sento un po' sotto le velapate. Occhio, spostati da lì, ragazzo. Ok, ma gioco se non mi laghi. Mi piace che il tizio congelato saltellava in qualunque direzione. Occhio! Ui là, sono pronto ad attaccarmi e stavo anche per volare di sotto, no signore? No, ti ho, si fa male? Ok, quello più grosso. Ma dove vai, ciccio? Dicevo, quello più grosso l'abbiamo sconfitto. Oh, wow! Lo senti tutto domani? Bastardone! E che ha fatto? Ha provato a lanciarmi tipo il martello di Thor. Certo. Credo di essere un Avenger questo. Pavimento, devi startene fermo. Te l'ho già detto un miliardo di volte. Ok, avanziamo verso la prossima zona. Vediamo un po', c'è un ulteriore portale che possiamo anche ruotare. Allora, vediamo di attivare tutto. Olè. Aha, quindi basta che sparo direttamente lì al centro e... Oh, oh, cos'è accaduto? Oh, salve. Allora, c'è un tesoro. Credo di dover procedere verso sinistra. Ma come? Allora, posso passare. E qui il percorso c'è. Ma non è che mi cambi più di tanto? A meno che una volta passato io non rigiri questo. Vediamo un po'. Sì, in effetti dobbiamo andare verso sinistra. Ma io posso passare. Era prima che non c'era il passaggio. Ah, l'avevo... Orco canaglia, cosa sto vedendo? Oh, mi hanno fatto male i neuroni, ve lo giuro. Ok, come dicevo stiamo andando in direzione corretta. Aspetta che c'è un po' di potere da attivare qua. Ok, sono comparse altre colonne. Ma non le possiamo trasportare. Oh no, trasportare come al solito. Chi è che mi vuole attaccare? Non fate complimenti. Allora c'è un tizio davanti a me. Qui c'è una colonna. Sì, no tizio, c'è anche un signore molto arrabbiato con la vita, ciccio. Ok, cerchiamo di far fuori intanto il protettore. Sperando che non abbia cugini e tutte cose. Vai, vai, attacca bastardo, attacca bastardo. Allontaniamoci giusto un attimino e continuiamo a non sprecare le magie con le potenti nei limiti del possibile. Signore, scusi, cosa sta facendo? Vabbè, ma io vedo solo un'arma. Wow, ma si sta muovendo da sola quell'arma. Oh no, non mi dite che devo passare da una parte all'altra? No, com'è possibile che io non riesco a vederlo? Adesso riesco a vederlo. Ok, adesso riesco a vederlo. Quindi sì, la mia teoria è corretta. Dobbiamo passare da un portale all'altro. Aspetta, perché il ghiaccio non ha funzionato? Oh, con bel problemone. Spostati, ciccio, occhio. Ciccio, cucati in tutto Fabergé. Non rompere le balle. Vai, vai. Perfetto, eliminato alla grande. Ok, e questi erano solo due? Quando la situazione si complicherà e dovrò passare da una parte all'altra, ne vedremo delle belle. Allora, aspetta un attimo. Qui c'è una versione stretta, mentre invece da quest'altra parte... ok, non ha funzionato. Prima mi sembrava più largo. Sono confuso, forse dipende dalla direzione in cui attraverso. Oh mio Dio. Ora sono ancora più confuso di prima. Allora, ho fatto ruotare la piattaforma centrale. Ora, se io vado di qua, abbiamo la parte sotto, però questo è bassino. In teoria non è un problema, perché se io gli faccio un levioso e poi ci salgo sopra... Dai, deve funzionare. Te ne stai fermo un secondo? Ok, possiamo comunque cittare il sistema, non ci sono problemi. Perfetto. Il problema è che dall'altra parte non c'è nulla. Beh, almeno ho trovato un forziere, mi consolo. E se io sparo adesso a questo e lo faccio ruotare... Ah, ho risolto il problema a prescindere. Andando completamente a casaccio, ma va bene lo stesso, signori. Non ti muovere, ponte, lo so. Oh, oddio, vi giuro la cena ha fatto giri orribili. Teniamo pronte le magie d'attacco perché ovviamente mi stanno per fare il culo. Oh, sì. Qua mi faranno profondamente il culo, lo sapevo. Signore, che fa di bello? Vuole attaccarmi? Che piacere fare la sua conoscenza, si cucchi anche il solito uovo di Fabergé. Guardate un sacco di male. Cerchiamo di attaccarli dalla distanza. Devo far salire assolutamente l'indicatore della magia antica. Ok, non c'era neanche bisogno di fare incantesimi speciali. Minchia, si è rotto malissimo. Devo dire che gli sviluppatori si sono divertiti un sacco a realizzare queste stanze. Sono una più unica della precedente. Ok, direi che siamo arrivati a destinazione perché di solito questa statua la mettono prima della boss battle, assieme ovviamente alle pozze rigeneratrici. Vi garantisco tuttavia che ho un po' paura per la battaglia che ci attende. Allora, abbiamo un forziere. Non puoi portare altre pozioni rigeneratrici. Ah, aspetta un attimo, mi sono appena ricordato che avevo trovato dell'equipaggiamento che sembrava essere migliore. No, questi occhiali no, tuttavia forse era una sciarpa? Sì, mi butterebbe su di 13 l'attacco. Oddio, non è
La cosa peggiore è perdo un po' di difesa, ma facciamo il culo letteralmente a chiunque. Oh, lo stile non mi dispiace neanche più di tanto, è molto nobile. Ma bando alle ciance, è giunto il momento di farsi fare il culo dai nemici. No, cioè di fare il culo ai nemici, no, non è vero. Mi bullizzeranno malissimo. Oh oh, c'è uno di quei portali. Quindi, oh oh, non vedo nessuno. Ok, questo lo vedo. Questo lo vedo, direi di eliminarlo molto ma molto rapidamente. Ricordiamoci che di solito compare un tizio uber grande a un certo punto della battaglia. Buongiorno signore, si cucchi il Fabergé. Ok, intanto eliminiamo quelli da sta parte. Oh, per adesso. Aia, porco cane. Quindi non mi avverte quando gli altri mi attaccano, perché sono su un altro piano. Oh, questo è male. Questo è decisamente tanto ma tanto male. Devo praticamente continuare a schivare. Ogni due secondi io non esco vivo. Che questi non li riesco a congelare, che cocchio. Ok, vai così, vai così, vai così. Abbiamo così eliminato. Ottimo, resta l'ultimo dei pirli da quest'altra parte. Oh, ne stanno arrivando altri, mi sa. Perfetto, ho eliminato anche questo. Fammi dall'altra parte, vediamo un po' com'è la situazione. Che succede? Ho sbatto il finale. Ah, ok, è stato più semplice del previsto. Oh no, io ho solo una X veloce veloce per lei, signore. Ah, non gli ho fatto tanti danni quanti avrei voluto. Non ve lo nego. Posso avere una magia di quelle super mega letali? No, andò mai nella vita. Continuo ad attaccarlo. Un quarto della vita. Aspetta, dobbiamo ricordarci che a un certo punto lui faceva le sferette. Ok, continua ad attaccarlo, vai. Vai, occhio. Questa l'ho sentita. Porca la miseria. Ah, lo riesco a congelare. Sì, ma solo per pochi secondi. Aspetta. No, 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 ho la magia di ghiaccio. Ancora da ricaricare. Sei un pezzo di erba, però. Ok, non vorrei dire una cavolata, ma questo tizio è molto più triggerato dei suoi predecessori. Vai, 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 vai. Attaccalo. Attaccalo con tutto, attaccalo con tutto. La miseria. Cioè, mi sto cacando sotto che voi non ci avete idea. Mi sta ricaricando. Mi sta ricaricando. Aspetta che avevo anche incendio. Non c'ho. Ah! Non ci ho pensato. Curami, curami. Non so quando è che io bevo quelle pozioncine. Ma vedete. Orco canaglia! Cos'era? Ma stiamo scherzando. Ok, aspetta, prova a congelarlo, prova a congelarlo. Non ce la faccio. Stop. Porco canaglia, anche questo non era niente male, vai. Ok, ancora un po' di attacchi e il gioco è fatto. Morici, morici, no, 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 no. Fallo fuori prima, fallo fuori prima. Oh, aia. Sono andato un po' in ragdoll, ma almeno sono riuscito a far fuori il bastardo. Mio Dio, era stratrigerato questo. Ok, aveva sicuramente un nuovo pattern di attacchi. E tutto questo solo per scoprire una nuova puntata di Beautiful con Isidora. Ok, vediamo cosa avrà combinato stavolta la ragazza. Se non ricordo male, l'ultima volta li aveva invitati a casa propria. Intanto ho trovato un accessorio per il collo non identificato. Ma che sta gente le sciarpe le adora proprio un sacco. Signore, mi dà una lacrimuccia, sia gentile. Vabbè, se vuole la offendo, non si faccia problemi. Ah no, era già depresso di suo. Lei si era fissata con il fare del bene al prossimo, non dico di no. Voleva alleviare le sofferenze degli umani, o babbani che dir si voglia. Tuttavia, gli altri maghi non erano d'accordo e avranno avuto le proprie motivazioni. Non vedo l'ora di sapere tutto sui viaggi di Isidora. Entrate. Vive sempre nello stesso villaggio, ovviamente. Abbiamo trovato la sua casa nel presente. Avanti, accomodatevi. Suo padre è morto e vivo? Isidora, non vediamo l'ora di sentire quello che... Che fa? Ci siamo. Voglio mostrarvi qualcosa. Papà, sono i miei colleghi di Hogwarts. No, sono i tuoi superiori di Hogwarts, tecnicamente, ma vabbè. Ho capito che è un insegnante, però. Mio padre non parla dalla morte di mio fratello. Durante i miei viaggi ho avuto la conferma di ciò che pensavo. Cioè che abbiamo il potere di rimuovere il dolore. Ma è il dolore che ci fa crescere come persone, eh? Oddio, lo fa per davvero? Beh, non è una magia che i maghi di Hogwarts sanno fare. Cioè, di solito sanno togliere i ricordi e il resto. Isidora... Oh no, sta usando la magia antica. Ok. Ma funziona? Cioè, intendo funziona a lungo termine senza ripercussioni sul soggetto? Ma che cosa hai fatto? Gli ho tolto il dolore. Tutto o specifico? È un po' vago come concetto. Ok, sembra che padre stia meglio, lo vedo un po' ripreso. Di questa magia non sappiamo nulla, Isidora. Si vede solo ciò che è chiuso nel vaso e non sappiamo ancora che potere possa detenere. Ma le tracce di quella magia sono diverse da quelle che ho già visto. Sì, queste sono oscure. Grazie.
Oh no, ci saranno davvero delle pessime ripercussioni. Ok, ha giochicchiato con la magia e ha ottenuto alla fine quello che voleva, senza sapere tuttavia, come dicevamo, le conseguenze. Ah, vediamo un po' di scoprire. Cosa avranno da dire i custodi quando torneremo alla sala delle mappe? In teoria stiamo anche per conoscere la terza custode, la signora maga che abbiamo visto più e più volte. Ok, sono ritornato dal mio viaggio. Di sto passo ci schiatterò. E in un sol pezzo. Sì, per miracolo, brutti pezzi di erba, ma vabbè, dettagli. Che piacere rivederti. Non posso dire altrettanto. Il professor Rookwood mi ha raccontato quello che è successo al castello di Rookwood. Alla luce delle tragiche circostanze in cui ci troviamo, è una fortuna per noi avere una persona così capace ad aiutarci in questa faccenda. Grazie, professore. Seguirò il suo consiglio e terrò al sicuro questo secondo manufatto. Bene. Sei pronto a proseguire? Per dover di cronaca, signori, non ho tendenzialmente scelta, eh. Cos'era quel filamento luminoso che Isidora ha estratto dal torace del padre? Era dolore. Ti sarà tutto più chiaro man mano che completerai le prove, non preoccuparti. Non vogliamo spoilerarti la trama, in effetti. Sono pronto ad affrontare qualsiasi cosa. In più tal o meno. Caso, passiamo alle presentazioni. Permettimi di presentarti un ex preside di Hogwarts, Neve Fitzgerald. La signorina, quindi, vediamo un po' se la mia teoria è corretta. Sì, è proprio lei. Buon salve. Piacere di conoscerti. Devo dire che non mi ha sorpreso più di tanto sapere che uno studente aveva completato diverse prove. Grazie della fiducia. Da sempre ritengo gli studenti di Hogwarts in grado di fare qualsiasi cosa. Grazie, professoressa. Sono felice di fare la sua conoscenza. Sono sicura che riuscirai a completare perfettamente anche la mia. Prima, però, devo... come dire, preparare la sede della tua prossima prova. Aspetta, non l'ha fatto 400 anni fa. Ci fidiamo del suo giudizio, professoressa Fitzgerald. Lei sa meglio di chiunque altro come gestire l'inconveniente di... Beh, cosa? Un preside vanaglorioso ed esasperante. In effetti sì. Verifico subito che sia tutto in ordine. Ok, quindi me ne torno a casa? Certamente. La professoressa Fitzgerald ha bisogno di tempo per sgomberare la strada. Tu continua a esercitarti con la magia. Se nel frattempo scopri altro sulle attività di Ranrock e di Victor Rookwood, faccelo sapere. Molto bene, professore. Lo so, devo continuare a esercitarmi con la magia. Impari in fretta. Si spera anche che Lodgok si farà sentire presto con te. Così apprenderemo com'è andata con l'elmo che hai recuperato. Ottimo lavoro oggi, come sempre. Ci sentiamo presto. Ah, teoria corretta fin dall'inizio, quindi. Ecco arrivato l'inverno. Quindi la mappa sarà completamente differente. Ci credo che sto gioco pesava più di 90 giga in fin dei conti. Ma ribadisco, graficamente è fatto molto bene. Ottimizzato a schifo, ma in sé, come ho detto, il gioco è fatto tanto tanto bene. È uno spettacolo gironzolare per la mappa, che è tendenzialmente vuota a esclusione di Hogwarts, ma come ho detto è molto più grande di quanto uno si aspetterebbe mai. Ok, tra pochi secondi comincerà a arrivare la posta da letteralmente chiunque. Avanti, datemi le nuove missioni. Oh, perfetto, abbiamo anche leve lappato, aumentato di 70 i punti vita, abbiamo un nuovo punto talento, che per adesso non spendo, aspetto di sbloccare qualche nuova magia più interessante. Natti mi ha detto del tuo incontro con i bracconieri. Ho trovato anch'io qualche notizia su di loro. Possiamo vederci? Temo che ciò che ho scoperto abbia a che fare con te. Ed in effetti la prossima missione principale si chiama Fuoco e Ignobiltà e coinvolge proprio la nostra amica Poppy. Tuttavia, vediamo di completare invece la missione che si chiama All'ombra dello studio. Dobbiamo incontrarci con Sebastian alla sala comune dei Serpe Verde. Oh mio Dio, non ci sono mai stato? Non so neanche dove si trovi in effetti. Wow, guarda, è davvero tutto innevato. State a fare i fighettoni sulle scope. Oh mio Dio, e la mia paura delle altezze si è fatta sentire all'improvviso. Allora, se ho capito bene, dobbiamo scendere parecchio. Wow, è un luogo molto oscuro trattandosi della zona di Serpe Verde. Allora, datemi un secondo che c'è una chest furbina che non penso mi abbia visto qua davanti. Olè, altri 500, ottimo. Come ho detto, essendo una zona nuova, la possiamo esplorare avanti e indietro. C'è una fiammetta per il teletrasporto da queste parti? Dovrebbe essere sopra di me. Oh mio Dio, anche il loro bagno è un luogo molto angusto. Mi sa che mi sono già perso di nuovo.
Ah, vediamo un po' che non ci sono cose nascoste. Eeeh, vabbè, non c'è niente nascosto. Che schifo. E dai, serpe verde, datemi un po' di l'autobottino. Ah, cappello da stregone stravagante. Perfetto, ci tornerà molto ma molto utile. Anche perché dovremmo affrontare... La vedo io, questa è una zona furbina. Ah, mi sa di zona furbina, è differente dalle altre. Vabbè, sarò io probabilmente, eh. Spero proprio di riuscire anche a sbloccare Alomora di secondo livello, perché sto lasciando indietro troppe zone segrete. Oh, ma buongiorno. E anche tanto benissimo. Non dovevo incendiare tutto per forza, eh. Ma insomma, ci siamo capiti. Ah, in effetti c'è qualcosa dietro. Guardate bene la cartina in basso a sinistra. Ok. Questo è un passaggio segreto, ma non so quindi come aprirlo. Ho ricevuto il tuo gufo. Che è successo con Infaustus? Gli ho detto che non potremo evitare la magia oscura per sempre. Quindi più cose scopriamo su Salazar Serpeverde e le arti oscure, meglio sarà per noi. Purtroppo, solo i Gaunt sanno dove si trova l'entrata dello scriptorium e Infaustus non vuole dirmelo. Forse dovrei provare io a parlare con Infaustus. Tu? Suppongo si possa provare, ma non farti illusioni. Infaustus è fastidiosamente testardo. Non è una novità. L'ho notato. So io dove trovarlo. Ti accompagno da lui e poi lascio fare a te. Andiamo. Stai allerta. Non sappiamo se siamo sorvegliati. Anche se questo non ci ha mai fermati. In realtà sì. Una volta ci hanno acciuffato. Quel maledetto poltergeist. È un vero fastidio. Sì, in effetti sì. Aspetta, ma non ero qua prima? Buona fortuna. Che... Cosa ci fai tu qui? Cosa ci fai tu davanti all'entrata segreta? Ciao, Infaustus. Hai un momento? Di che si tratta? Cosa state combinando tu e Sebastian? Ti devo le mie scuse, Infaustus. Prima non ti ho detto la verità riguardo al sotterraneo. Sebastian me l'ha mostrato. Voleva che avessi un posto sicuro in cui allenarmi negli incantesimi per mettermi in pari con i miei compagni. Non pensava fosse un problema per te. Mi sembra sensato. È solo che Sebastian ultimamente mi perseguita con una questione. Lo trovo davvero frustrante. Sì, sua sorella, lo so. Non dirmi che insiste ancora con quello... Com'era? Scriptorium. Quindi te ne ha parlato? Sì, stavamo parlando dei fondatori di Hogwarts e me l'ha accennato. Non è entrato nei dettagli, però. Sì, è convinto che contenga la risposta per salvare Anne. Io invece penso sia pieno di magia oscura che è meglio non disturbare. Un attimo, tu non ci sei mai entrato? Certo che no. So della sua esistenza solo grazie alla mia zia preferita, Noctua. La pensavamo uguale sull'uso della magia oscura, a differenza del resto della famiglia. Cercò di convincere la mia famiglia che Salazar Serpeverde fosse ben più di un mago ossessionato dalla purezza del sangue. Aveva sentito dire dello scriptorium e pensava che il contenuto avrebbe rivelato qualcosa su di lui. Aveva persino trovato l'entrata segreta in questo corridoio. È dietro di te! Scriveva con regolarità a mio padre per aggiornarlo sui suoi progressi. Poi un giorno sparì. Da allora nessun altro ha cercato di entrare. Ok, cerchiamo di muoverci coi piedi di piombo. Come sapete molto bene, lui è stato maltrattato dalla famiglia ed è stato bullizzato con la magia oscura. In effetti è un po' inquietante. Certo, potremmo scoprire cosa è successo a tua zia, ma non sembra un'impresa priva di rischi. Mia zia Noctua vi si è addentrata con le migliori delle intenzioni ed è morta. Non voglio che accada di nuovo. Non è detto che la storia si ripeta. Inoltre... Se davvero tua zia la pensava come te, potrebbe essere un modo per onorare la sua memoria. Troveresti risposte su Serpeverde e Sebastian potrebbe trovare una soluzione per Anne. Tua zia era da sola, ma noi potremmo unire le forze. Capisco quel che stai facendo e ti confesso che mi hai convinto. Non credevo fosse possibile. Molto bene, ti dirò ciò che so. Recupera Sebastian, vi aspetto. Questi bracieri consentono di accedere allo scriptorium. Ah, ok. Ora ti sbottoni? A me non l'hai voluto dire neanche quando ti ho implorato. Confringo! Non sei stato tu a dirmi quello che avevo bisogno di sentire. Aprire la porta ha qualcosa a che fare con il numero 3. Beh, tre teste sono meglio di una. Ah. Il detto è, due teste sono meglio di una. E a logica, tre sono ancora meglio di due. È una questione algebrica, Infaustus. E allora facciamo così. Un incendio qui, perfetto. E poi... Confringo! Vai di confringo. Basta? Sta succedendo qualcosa. Dimmi qualcosa che Speriamo non so. Speriamo di essere pronti. Sì, sì, forza, un po' di fiducia, giovani. Siamo dei bravissimi maghi. Non ne avrò mai nella vita. Faremo sicuramente qualche cagata. Mio Dio, ma è tanto buio qua sotto, la mia impressione. Ok. Oh, che è stato?
Non ho capito nulla, per fortuna che c'erano i sottotitoli. Allora, la zia sperava che il fratello la seguisse in modo tale da poter studiare insieme l'eredità del proprio antenato. Ma come sappiamo molto bene... L'annotazione di un diario, firmata da Noctua Gaunt. Gaunt? In Faustus, una tua parente è stata qui. Lo so, era mia zia. Lo sapevi? E non mi hai detto nulla. Preparo. È per questo che ho detto che potrebbe essere pericoloso. Zia Noctua. Basso rilievo rappresenta una persona che... Sì, non parlatevi sopra, scusate, pensavo avesse finito. Deve essere quella la voce che sento. Che voce? La voce è antica. Sinistra. Ci sono dei serpenti sulla porta, in effetti. Serpe verde. Senti una voce. Tutto è iniziato quando hai riparato il basso rilievo. Ho sentito un sibilo che diceva parlami. Sono un rettilofono. Posso comprendere e parlare con i serpenti. Quasi tutti i rettilofoni sono discendenti di Salazar Serpe Verde. Mi piacerebbe poter parlare ai serpenti. No. Non invidiare chi parla il serpentese. È un'abilità spesso associata con i maghi oscuri. Non lo parlo da una vita, ma scommetto che se lo faccio allora la porta si aprirà. Spero tu ci stia ripensando. Ma no. Non vedo perché dovremmo fermarci ora. È buffo. Quando me ne andai da casa promisi di lasciarmi le arti oscure alle spalle. E invece eccomi qui. Indietro. Ma le arti oscure non sono il problema. Non hai detto che avrei fatto una cosa del genere. Dipende tutto da come le utilizzi e per cosa le utilizzi. Ha funzionato. In Faustus possiedi una rara abilità. Viste le abilità di entrambi, inizio a sentirmi escluso. Dai, la tira. In che senso? Io non importa. Sebastian, ti si vuol bene comunque, tranquillo, ciccio. Lumos. Perfetto, anche perché non vedo praticamente nulla. Allora, vediamo un po'. È difficile capire quale sia la strada giusta. Come in un labirinto. Salazar Serpeverde deve aver voluto rendere le cose difficili. C'è un serpente davanti a me? La porta che siamo entrati si è chiusa. E davanti a noi le porte sono più di una. Allora, esamina attentamente ogni porta. Sì, ragazzi, datemi un attimo che esploro tutte cose. Magari recuperiamo anche un po' di bottino che non mi farebbe schifo. Oh, maronne. Mi si è tipo acceso tutto. Allora, dammi un secondo che facciamo un leggerissimo incendio. Ho trovato intanto un'altra nota. Accendere questi braccieri nel corridoio aiuta. Non mi perderò d'animo, avanzerò una sfida dopo l'altra. In questa annotazione menziona il fatto di sentirsi come un ospite sgradito. Oh mio Dio, sento il rumore dei serpenti nella mia testa. Allora, vedo peraltro dei simboli qua. Un cerchio con la luna e un serpente che fa un otto, lucchetto di serpe verde. Il quadrante richiede concentrazione. Zia Noctua diceva lo stesso. Potrebbero volerci parecchi tentativi per risolvere questo enigma. Così? Ah, non è stato poi così difficile. C'era il serpente che si muoveva tipo timer. Facendo combaciare i simboli. Ok. Stavo per farlo io, ma sei arrivato prima di me. Complimenti. Aspetta che ce ne sono diverse di porte. Allora, datemi un secondo che mi serve. Lumos. Lumos. Cos'è che abbiamo qui? Sotto c'è una specie di Z strana. E sopra qualcosa con una coda. Attiviamo anche quest'altro lucchetto. Allora, sotto abbiamo detto una Z strana. Ed ecco qua l'altra parte, perfetto. Noctua parla di sfide dolorose e ardue, ma anche di ricompense. È quel dolorose che mi preoccupa. Io invece ho sentito solo ricompense. Andiamo. Questa come la apriamo? Potrebbe essere un problema. Allora, abbiamo praticamente l'ok, il prezzo giusto, e dall'altra parte tipo il simbolo della Mondadori. Probabilmente se ritorniamo indietro, vediamo un po' se lo troviamo da questa parte, se siamo fortunati. In effetti c'è un altro braciere. Vai, ottimo. Un altro. Non molto ospitale il creatore, no? No, direi proprio di no. Aspetta. Ok, a posto, vedi? Dai ragazzi, avanti. Mio Dio, e voi dovreste essere degli studenti intelligenti? Siamo sempre più vicini a scoprire lo scriptorium. In Faustus, tua zia voleva cambiare le tradizioni di famiglia. Proprio così. Ed è per questo che le volevo bene più a chiunque altro. Sì, era una persona molto più avanti rispetto agli altri membri della famiglia che erano solo dei sadici bastardi. Ho intravisto cosa ci aspetta più avanti. È questo posto inquietante. Ma non possiamo fermarci ora. Lo devo a mia zia. Ok, c'è scritto qualcosa a terra. Cosa succede? Oh no. È una trappola? La porta! Siamo bloccati. Di nuovo. Ottimo. Salazar Serpeverde non ha ancora finito con noi. Direi che abbiamo trovato i resti di tua zia, ciccio. E c'era scritta Crucio in parte.
Porca boiazzo, ho fatto un salto assurdo. Ho perso le speranze, sono bloccata. Ho udito un urlo e visto i volti torturati. L'unico modo per proseguire è lanciando una maledizione senza perdono, ma anche se volessi, non c'è nessuno qui su cui lanciarla. Salazar Serpeverde ha davvero creato una sfida perfida. Nell'ultima lettera che ho inviato a mio fratello, l'ho invitato a venire qui. Se verrà a cercarmi da solo, l'avrò condannato a una morte certa. Nonostante le nostre differenze, non gli auguro alcun male. Avrei preferito che ci fossimo salutati in buoni rapporti. Mamma mia, poverina. Faustus, uno scheletro. E l'ultima annotazione di Noctua dice di essere rimasta intrappolata qui da una maledizione senza perdono. Qui è dove è morta, dove moriremo noi. Non avrei dovuto darvi retta. Ma va tranquillo che ne usciamo. Mi dispiace molto per tua zia, ma io so cosa fare. Hai detto che sai cosa fare? Quei volti torturati sulla porta e la parola crucio incisa nella pietra. Credo che dovremo usare la maledizione Cruciatus per riuscire a passare. Che culo! Ecco perché Noctua è morta. Non aveva nessuno su cui lanciare la maledizione. Infaustus ha più esperienza di noi. Dovrebbe farlo lui. Tu sembri essere nelle sue grazie. Ti andrebbe di chiederglielo. Sì, in effetti mi deve insegnare la magia, perché se la devo lanciare io... Aspetta, ma dobbiamo lanciarla su uno di noi, quindi? In effetti sembra un po' arrabbiato con te. Ci parlo io. Bene. Fai la tua magia, per così dire. Ah, no, non era pessima, Ciccio. Vorrei avessimo un po' di fortuna liquida. Tutto questo avrebbe potuto essere evitato. Ma va tranquillo, Ciccio, avanti. In Faustus, non pensavo saremmo rimasti intrappolati così. Salazar Serpeverde sì, invece. È responsabile di molte cose inimmaginabili. Ho sentito che parlavi con Sebastian. Non lo farò. La maledizione Cruciatus è pura tortura, lo so bene. Sebastian mi ha raccontato cosa è successo quando eri bambino. Sembra non avessi altra scelta. Avrei dovuto aspettarmi che te lo avrebbe detto. E si può sempre scegliere. Sono colpevole tanto quanto i miei familiari. Le maledizioni senza perdono non funzionano se non si desidera fortemente metterle in atto. Volevo davvero causare dolore e non me lo perdonerò mai. Quell'incantesimo è il motivo per cui non ho più una famiglia. Tu e Sebastian dovrete trovare un'altra soluzione. Se lanci crucio, te ne pentirai per sempre. È solo una magia. Dipende tutto dalla persona. E come dire, e sono le armi a uccidere? No, sono le persone con le armi che uccidono. E ora che facciamo? Infaustus si rifiuta di lanciare la maledizione Cruciatus. Ridicolo! Come se morire qui fosse un'opzione preferibile a quel dannato incantesimo. Allora sta a noi. Posso insegnarti crucio o posso lanciarlo su di te? Un attimo. Non mi avevi detto di saper lanciare crucio? Perché non sono sicuro di riuscirci. Infaustus lo sa, ma non ci ha lasciato scelta. Non ci tengo a fare la fine di Noctua Gaunt. Posso quantomeno provarci, se devo. Abbiamo un po' di scelte. Molto bene, non voglio imparare la maledizione Cruciatus. Oppure, voglio imparare la maledizione, ma sarai tu a lanciarla su di me. Oppure, insegnami la maledizione Cruciatus e la lancerò su di te. No, uso me stesso come cavia. Insegnami la maledizione, ma non ho intenzione di usarla su di te. Lanciala tu a me. Non lo dimenticherò. Ah, sono sicuro? Fidati che non lo dimenticherò nemmeno io. Ok, il mio corpo non è abbastanza pronto, questo è poco ma sicuro. Mio Dio, è un po' più complessa di quanto mi sarei aspettato. Vai e olle. Ottimo! Già dal simbolo non promette bene, Crucio. Oh mio Dio. Pronto? No. Sono pronto. Aia. Aia. Deve essere un dolore lancinante. Tutto bene? No, non va tutto bene, Ciccio. Ah, 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 ah. Mio Dio. A Palpatine, datte una calmata. Ah, perfetto. Quindi non la poteva lanciare su se stessa. Non poteva farsi del male. Stai bene? Quel dolore era indescrivibile. Ma sopravviverò. Andiamo avanti. Oh. Ce l'abbiamo fatta. Già. Abbiamo trovato lo scriptorium di Salazar Serpeverde. Ah, non riesco a credere che siamo qui. E io mi diverto ad aprire anche forzieri. Guanti da duello raffinati. Minchia, quando Rebellio. Sono raffinati. Aspetta che sento anche dei ding in giro. E abbiamo anche il libro degli incantesimi di Serpeverde. Sebastian, in Faustus. Qui c'è un libro. Hai trovato qualcosa? Andate avanti e fatemi sapere cosa trovate. Io controllerò in giro. Mio Dio, erano secoli che nessuno entrava in questo luogo. Ciccio, cuccati l'enciclopedia qua. Cosa ne pensi? Sembra una sorta di libro di incantesimi. Incredibile.
Un oggetto appartenuto a un fondatore di Hogwarts. Che onore. È incredibile che Infaustus non mi abbia mai detto di sua zia e del suo ritrovamento. Che ne farai del libro di Serpe Verde? Lo leggerò, come ogni altro libro. Un'abitudine che ho sin da piccolo, dato che i miei erano insegnanti. Ma posso farlo più tardi. Per ora direi di esplorare questa stanza. Forse tramite il libro possiamo imparare nuovi incantesimi? Che meraviglia. Senza di voi non saremmo mai giunti qui. Senti, beviamoci sopra. Saremmo potuti morire. Dobbiamo giurare di non farlo mai più. Certo, ti do la mia parola in effetti. Allora, non c'ho voglia di leggere tutto, ragazzi. Casomai mettete in pausa. Ok, anche perché per me sono le 2 di notte. Perfetto, direi che possiamo ritornare indietro. Vedo una via di uscita. È la miglior notizia che abbia ricevuto oggi. Speriamo che non sia monouso, addio. Dicevo sul serio prima. Dobbiamo giurare qui e adesso che non avremo mai più nulla a che fare con la magia oscura. Non te lo posso giurare. Capito. Mi dispiace molto per tua zia, Infaustus. Sapere cosa le è successo è comunque un sollievo dopo tutto quello che abbiamo passato. Grazie. Ora la missione è completa. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, mi ha dato anche un bel po' di esperienza e abbiamo trovato dell'ottimo equipaggiamento, che è la cosa più importante. Per quanto ribadisco, le nostre statistiche sono veramente eccezionali. Allora, abbiamo dei guanti che mi aumentano di 6 l'attacco, olè. E abbiamo un cappello che mi aumenta di 18 la difesa. Wow, in effetti avevo un cappello di livello 16 prima. E vabbè, è giganterrimo. Buona gente, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua, ora che abbiamo una nuova potente magia sicuramente ne vedremo delle belle. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi crucio il cugino e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!